Benvenuti a tutti, buona domenica. Siamo alla terza giornata contro l'Istanbul nella undicesima edizione dell'Europeo per Club. Non perdiamoci a fare troppe chiacchiere e direi di scendere subito in campo e di cambiare leggermente la formazione. Baez lo mettiamo di nuovo dentro, anche perché Sule sinceramente è un po' scarsotto. Mettiamo questo, mettiamo Monterisi e Caso. Ok, io ragazzi direi di non cambiare nulla, ben poco cambiato, quasi nulla. Ok, allora andiamo avanti, vediamo se ci ha lasciato le nostre maglie. Direi che siamo perfetti così. Giochiamo contro l'Istanbul, che è primo in classifica dopo che ieri ci è andata anche male, ma sinceramente abbiamo commesso un errore che ci è costato i 3 punti sicuri. Quindi questo davvero è quel gol lì non ci permette di essere secondi, perché differenza reti ha segnato un gol in più il Manchester City, quindi è secondo lui. Incredibile. Andiamo in campo, veloci. Siamo a Istanbul, sarà una partita secondo me molto molto difficile e si parte. Leo Duarte, il lancio per Gürler, arriva Juric, gran dribbling di Gürler, Frosinone che deve cercare di non perdere questa partita. Lancio in mezzo, attenzione, colpo di testa. Non ho parole. Ma avete visto come gli è scappata la palla dalle mani? Ma che cazzo di portieri sono questi? Cioè, rivediamo. No, questo è un errore imperdonabile. E te ne vai fuori. Ma non abbiamo altri portieri. Non abbiamo altri portieri. Allora deve giocare lui. Facciamo subito un cambio. Vediamo se questo è un po' più, lo metto lui perché è più veloce. Ok, mamma mia, dai, proviamo a raddrizzarla. La vedo dura, ma lo sapevo io. Andiamo con Okoli. Il pallone è gestito molto bene. Palla adesso centrale, arriva Baez. E c'è il pareggio. E c'è il pareggio del Frosinone. Con Baez, un gran tiro. Siamo 1-1. Si riparte adesso con Epuruan. Osil, attenzione, veniamo un po' più indietro, cerchiamo di coprire quest'area di rigore, attenzione, non facciamoli tirare, ma non è possibile, ma non è possibile, dai, ma questa partita è buggatissima, è scriptata, dai, ma guardate che gol, che cazzo di gol che è andato a fare, dai, sinceramente. Ma dai, ma guarda, ma guarda. Cioè. Boh, è destino che noi da questo girone non lo dobbiamo passare, l'ho già capito. Ancora Baez, il pallone verso ancora la nostra punta, viene messo giù. Non c'è calcio di punizione. Attenzione, Okaka. Tiene lì il pallone Frosinone, adesso Lulic. Il pallone è girato bene. Ancora l'appoggio in mezzo.
E la parata, e la parata, maledizione, la parata. Si va adesso a battere l'angolo con Khedira, tocco in mezzo per la corrente, ancora la palla gestita molto molto male qua. Andiamo avanti, Lulic, fuori gioco. Fuori gioco, 2-1. Ieri sera è stata una serata col compleanno di mia mamma. Brr, siamo arrivati tardissimo, sono cotto come una pera. Difatti penso che farò solo questa oggi. Attenzione. Adesso dobbiamo sperare che gli altri due sia finita in pareggio. Ancora Guerlain. Attenzione Ozil, Okaka, ma sono troppo forti, non riesco a stargli dietro. Pallone ancora da questa parte, adesso messo in profondità, deve andare. Oh, gran gol di Khedira! Mamma mia, che gol! 2-2! 2-2! Mamma mia, ma che difesa, che portieri scandalosi! Mamma mia! Qua sembra già a FIFA, ogni tiro un gol. Vabbè, non esageriamo, però gran gol comunque. Mamma mia, ho detto ci provo. Eh no, questo è stato un bel tiro, insomma, il portiere non era messo bene. 2-2. Ci sarà da lottare. E noi lotteremo fino alla fine. Attenzione come Poruano. Cacara. Taore, ancora Cacara, bravo. Bravo Enrochi. E c'è rimessa per l'Istanbul, siamo ormai al 21esimo del primo tempo. Attenzione, dobbiamo attaccarli così. Bravo Lulic. La palla adesso da questa parte ancora. Bravissimo Biragui. Biragui, la palla in mezzo. Baez, ma tira una volta di prima. Ma perché non tirano quando carico di prima? Anche la Master tante volte fa così. Se carico il tiro, perché te la devi portare avanti? Tira? Io non lo so. Ancora il pallone in mezzo, andiamo Baez! Dai che dirà! Il palo! Ma non sono stufo, eh. Tre legni in tre partite, sono stufo. Attenzione, tocco. Ancora palla all'indietro, giochiamo bene come possesso palla, li facciamo un po' impazzire, li facciamo un po' impazzire, arriva lui, parte, tiro la palla fuori, mamma mia, meritiamo o no almeno di fare una volta tre punti? Direi di sì, direi proprio di sì. Non vedo l'ora di riniziare la master, guardate. Poi non siete obbligati a seguirla, io porto solo giochi di calcio perché più che altro PES, perché altri giochi non c'è più niente che mi piace, poi bisogna avere tempo di registrare. Attenzione al lancio in mezzo. Andiamo ragazzi, forza, dai, dai ragazzi, proviamo. Ciao. Bravo, Ibaez, ha sbagliato tutto, attenzione da questa parte su Okaka, Okaka, pallone a Taore, Taore, bravissimi qua, però non buono il disimpegno. E allora ancora insiste l'azione dell'Istanbul che adesso prova a accelerare, il tocco sotto, una palla alta di poco sulla traversa. Siamo 2-2, siamo 37esimo. Il lancio largo, colpo di testa, palla ancora a giocarla. Molto bene, ancora Roden. Vaffanbrodo. Sbagliato ancora l'appoggio. Si riparte ancora Roden. Il tocco verso Baez, niente da fare. Baez dopo il gol non è più esistito. Allora il pallone mi sa che è da cambiare. Bravo. Occhio qua, usciamo bene.
Bravissimi. Palla in avanti adesso. Che dira. Ciao. Questo perché hanno più velocità i giocatori di movimento, i suoi dei miei, solo per questo che fa così, La palla ancora verso Khedira, il controllo, parte il tiro, la parata ancora, mamma mia. Meritiamo di fare 3 punti, assolutamente. Però ci sta andando tutto male. Andiamo in mezzo adesso. Tocco. Parte, cross. Tempo ormai scaduto. Rischia sta fine. Quanto cazzo fai giocare? È 48esimo, c'è 2 minuti di recupero. Quanto cazzo fai giocare? Cosa fai giocare? Finché non segnano, Dio fa. Fischia sta fine. Andiamo 2-2. Comunque abbastanza buggata come partita. Vabbè. Allora, io vorrei cambiare qualcuno, ma... Questo è veloce, che dire veloce, no, giochiamo così, si parte con Ruden che va avanti, bravissimo nell'appoggiarsi a Biraqui, Biraqui insiste, la tocco dentro ancora, niente. Un altro pareggio sicuramente non ci può portare da nessuna parte, anche perché abbiamo subito la bellezza di 5-6 gol in 3 partite, quindi noi ci proviamo, finché c'è speranza ci proviamo. Traoré, attenzione, la va a mettere lì. Bello, niente, sempre più veloci. Sempre più veloci loro, non capisco come mai. Vabbè. Bravissimo. Dai però. Minchia che cazzo di macchinoso Lulic. Mamma mia, ma dalla via sta palla. Mamma mia, che stress quando si gioca male così. Attenzione ad Ozil, che non è Ozil, non credo sia Ozil quello che giocava nel Bayern Monaco. Occhio qui che va a tirare questo, occhio, occhio. Attenzione, chiudilo, bravissimo. Oh, andiamo? Andiamo Khedira. Khedira. Bravo. No. No. Minchia Baez fa schifo, ha segnato quel gol, non so nemmeno lui come ha fatto a farlo. Si perde troppi palloni, non c'ho voglia di commentare, abbiate pazienza. Guarda quest'altro cosa fa, mamma mia, facciamo dei cambi, oh, per favore. Cambiamo, dai. Vai fuori, fammi una cortesia, vai solo fuori, metti Mazzitelli. Anche te per favore. Vai. Vai fuori, metti Marchizza qua, vai. Ciao, vai. Ok, proviamo così. Mazzitelli è un buon giocatore. Non è fortissimo, ma è buono. Usciamo la palla, mamma mia. Allunghiamoci un po', dai, via da qua. Pallone lungo, bella la girata, tiene palla, breva qui, attenzione, un palo ancora, ma no, ma c'è qualcosa allora, no, scusate ma sto digerendo il caffè brioche, mamma mia, no, ma c'è qualcosa, non è possibile, non è praticamente impossibile. 4 legni colpiti in 3 partite, è qualcosa di incredibile, vabbè. Andiamo Roden. Palla adesso in mezzo ancora, Biraghi. Palla fuori.
palla fuori. Vabbè. Mamma mia, sono rimasto per un attimo senza fiato, bello questo pallone, se ci svegliassimo anche un po'. Vai Mazzitelli, va a prendere, mamma mia, meno male che in mezzo c'è quello lì. Andiamo Lulic, svegliati. Allora adesso Biraghi, si fermano. Si accentra, bravissimo, vai, guarda che ce l'hai di qua, bravo, tocco, niente, parata. C'è un altro rilancio del portiere, qui secondo me arriveranno già dei verdetti oggi, perché sono già tre partite, chi è a 0 punti, se la seconda è a 6, è già bene tutto finito secondo me. Attenzione, beh, noi comunque andiamo a 3 punti, ma direi che sono veramente pochi. Ci serve una vittoria a tutti i costi. Attenzione, prendigliela sta cazzo di palla, prendila, dalla via. Beh, no, mamma mia, ma cosa sbaglio, minchia che scarsi. Mamma mia, ma che scarsi. Anche sto Lulic fa proprio schifo. Mamma mia, che scarsi che sono. Guarda, guarda, guarda. Andiamo, tutti su. Niente, oh, niente, niente. No, 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 no. Non passa. Forza, ragazzi. Niente da fare. Deve vincere, devono vincere loro. Devono vincere loro. Ma noi non li facciamo vincere perché li buttiamo per terra. Questi pezzi di merda. Palla messa in mezzo. Andiamo a prendergliela qua che andiamo in contropiede. Bello il buco, il buco con che dira, che dira, che dira, dai, porca puttana, se n'è allungata un'altra volta. Fai fallo qua, fai fallo, fai fallo, esci, esci, esci. Viva qui, madonna che dirà! No! Mamma mia! Non c'è niente da fare, non riusciamo a vincere. Niente da fare. Andiamo a vederci i risultati della classifica, poi ragazzi ci salutiamo. Ultima giornata d'andata. Nel gruppo A vince Nizza e vince Le Havre. Nel gruppo B vince l'Inter a Parigi, pareggio tra Ajax e Real Betis. Gruppo C, Lipsia United 2-2, vincono i Rangers 3-1. L'altra partita sempre pareggi qua. Boh, 2-2, 2-2, vabbè, lasciamo perdere. Lo Sporting vince sul Besiktas, Bayern cade con Real Madrid, lo Zenit vince sul Granada, il Napoli cade col Chelsea, la Juve ormai secondo me 3 partite 0 punti. O un punto, non lo so, 4-2, l'Utrecht vince sul Girona, Liverpool batte il Braga e il Galatasaray cade in casa col Bruges. In questa ultima giornata d'andata qui è tutto da giocare. Il gruppo 2 direi che lo Zenit è il Granada è quasi eliminato, ancora con speranze per il Napoli chiaramente. Gruppo 3, la Juventus se non si sveglia deve vincere almeno 2 al ritorno, ma la vedo dura. Gruppo 4 tutto da giocare anche qui. Gruppo 5 anche qua tutto in corso.
Gruppo 6, buona vittoria dell'Inter che tiene accese le speranze. Gruppo 7, attenzione, qui anche qui tutto da giocare. Il nostro gruppo, siamo sempre a 3 punti, sempre perché il Manchester ha segnato quel gol in più, solo per quello, solo per quello. Qui si passerà grazie alla differenza reti. L'unica che ha vinto una partita è stata l'Istanbul e basta. Incredibile. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento domani o oggi, non lo so, col City, e questa riuscissimo a vincerla sarebbe tanta tanta roba. Va bene, ciao ciao, buona giornata.